Allora, bonus 200 euro, diciamo, le regole definitive si spera. Si spera perché? Perché sostanzialmente sono stati dati veramente tanti, tanti chiarimenti su questi 200 euro, sono state cambiate le regole in corsa più volte. Sembrava che con la circolare 73 del 23 giugno dell'INPS si fossero chiariti praticamente quasi tutti i punti, vale a dire, si pensava appunto che il periodo di valutazione fosse fino a giugno e ci si aspettava che sostanzialmente con la conversione in legge del decreto che istituiva appunto i 200 euro, sostanzialmente la legge andasse ad allinearsi a quello che diceva l'INPS. Purtroppo c'è un articolo questa mattina insomma, sul sito dell'Ipsoa, che è uno insomma, delle banche dati più insomma, migliori in questo ambito, e invece c'è questo problema di disallineamento tra cosa dice la norma e cosa dice l'INPS. Quindi adesso andiamo a vedere un pochino tutto, insomma. Allora, innanzitutto chi sono i beneficiari? I beneficiari sono praticamente, ricordiamolo, tutti quanti i lavoratori dipendenti, però anche appunto i co-co-co, i lavoratori autonomi, intermittenti stagionali, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici. Le modalità di erogazione sono sostanzialmente tre. Direttamente da parte del datore di lavoro nella busta paga di luglio tranne ovviamente per i casi in cui era prevista l'erogazione a giugno, però quasi tutti la daranno appunto nella busta paga di luglio. L'erogazione diretta da parte dell'INPS senza bisogno di presentare domanda per alcune categorie, vedremo quali, e dell'erogazione diretta da parte dell'INPS su domanda dell'interessato. In alcuni casi particolari, adesso li vediamo tutti sostanzialmente. Allora, innanzitutto, lavoratori dipendenti per cui eroga il datore di lavoro in busta paga, chi sono? Sono praticamente tutti, quindi a tempo indeterminato, determinato, in apprendistato, stagionale, intermittente, a tempo parziale, a patto che rispettino i requisiti che adesso andiamo ad elencare. I requisiti sono, innanzitutto, devono aver ricevuto l'esonero dello 0,8% almeno in una busta che va da gennaio a giugno. Non è necessario che abbiano effettivamente avuto questo esonero, ma anche che siano stati potenzialmente destinatari dell'esonero, in altre parole. Se, ad esempio, un lavoratore ha lavorato da gennaio a marzo in un'azienda, da gennaio a marzo l'esonero non era stato dato perché? Perché non erano ancora usciti i chiarimenti dall'INPS e quindi i programmi di paghe non erano aggiornati. Quindi non è stato dato questo esonero da gennaio a marzo, però potenzialmente il lavoratore ne avrebbe avuto diritto. Ok? Quindi si deve guardare il fatto che il lavoratore deve aver avuto una retribuzione lorda soggettata quindi a contributi inferiore a 2.692 euro in almeno un mese che va da gennaio a giugno. Ora, ovviamente questo criterio crea delle disparità. E, ad esempio, vi ho fatto alcuni casi pratici per capire. Ad esempio, un dirigente che abbia una retribuzione mensile di 5.000 euro mensili sia stato assunto il 25 di aprile, avrà diritto al bonus perché ad aprile, seppur avendo lavorato pochi giorni, la sua retribuzione è inferiore a 2.692 euro perché viene riproporzionata chiaramente per i giorni lavorati. Mentre paradossalmente un tirocinante che ha iniziato a lavorare da gennaio fino a giugno e poi è stato confermato come apprendista non avrà diritto a questo bonus perché? Perché non aveva una retribuzione imponibile ai fini contributivi nei primi 6 mesi. Invece, un dipendente con una retribuzione da 3.000 euro lordi mensili, che ha lavorato normalmente nei primi 6 mesi, non ne avrà diritto sostanzialmente perché non ha mai avuto diritto a questo esonero dello 0,8 perché la sua retribuzione era sempre sopra i 2.692 euro.
mentre per un dipendente con una retribuzione mensile lorda sempre di 3.000 euro, però che per alcuni giorni, ad esempio in marzo, abbia preso della maternità facoltativa o comunque congedi parentali pagati al 30%, ne avrà diritto perché? Perché a marzo, quindi almeno un mese, la sua retribuzione imponibile ai fini previdenziali è andata sotto 2.692 euro. Quindi vediamo qua già le prime disparità. Come vi dicevo, periodo di osservazione. Questo era il periodo di osservazione praticamente considerato buono per tutti fino a sostanzialmente a ieri. La conversione in legge del decreto non ha ampliato il periodo di osservazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento i datori di lavoro, insomma, i consulenti, sono nella condizione di avere due istituti che dicono due cose differenti, vale a dire c'è la legge che dice una cosa, dice di guardare fino ad aprile, e l'INPS che dice di guardare fino a giugno. Appunto, si sperava che si allineassero in sede di conversione, non è stato fatto. Cosa possiamo fare? Secondo noi, il male minore è comunque dare questi 200 euro, perché essendo un disallineamento palese fra gli istituti, dovranno essere dati dei chiarimenti. Nel momento in cui però questo bonus effettivamente spettasse e noi non lo eroghiamo adesso a luglio, dato che si può erogare solo a luglio, ci potremmo trovare nella condizione in cui non possiamo più darlo al lavoratore pur spettandogli. Quindi a nostro avviso, in ogni caso, teniamo buone le regole dell'INPS e piuttosto lo recuperiamo, però in questo modo lo garantiamo alle persone a cui spetta. Purtroppo siamo tutti in balia di questa confusione. Altro requisito che sostanzialmente è richiesto è la sottoscrizione della dichiarazione da parte del lavoratore più la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato attivo nel mese di luglio. Attivo nel mese di luglio vuol dire che il lavoratore deve risultare almeno un giorno in forza dal 1° al 31 luglio, oltre ovviamente a sottoscrivere la dichiarazione che è stata messa a disposizione dell'INPS e o dei datori di lavoro. Allora, quindi facendo l'esempio pratico, il lavoratore c'è stato al 36, il 30 di giugno, quindi non potrà avere il bonus in busta paga. Eventualmente, se ad esempio un lavoratore intermittente o stagionale, potrà presentare domanda all'INPS e l'INPS verificherà se ne ha diritto o meno e provvederà eventualmente all'erogazione diretta. Mentre un lavoratore, ad esempio stagionale, c'è stato il 3 di luglio, in quel caso potrà avere 200 euro direttamente in busta paga, così come un lavoratore assunto il 20 di luglio. Ovviamente i datori di lavoro dovranno far firmare immediatamente ai lavoratori che entrano in forza nel mese di luglio la dichiarazione per poter dare questi 200 euro. Facciamo presente, inoltre, che i 200 euro sono erogati una volta, one shot. Quindi, se io assumo qualcuno durante il mese di luglio, devo assicurarmi che i 200 euro non siano stati già dati dall'altro datore di lavoro, altrimenti dovrò poi recuperarli. Dobbiamo farlo presente al lavoratore. E tra i vari requisiti, oltretutto viene sottoscritto, questo nella dichiarazione da parte del lavoratore, il lavoratore dichiara di non essere percettore di pensione, di NASPI o del reddito di cittadinanza, perché in questo caso sostanzialmente viene erogato direttamente dall'INPS. Quindi il lavoratore pensionato o comunque che percepisce residualmente la NASPI, perché ad esempio ha un contratto a tempo parziale, non riceverà sostanzialmente il bonus. Casi particolari, vediamo alcuni casi particolari. Allora, innanzitutto, lavoratori part-time. Lavoratori part-time, il bonus spetta per intero. Lavoratori intermittenti e stagionali a tempo determinato, è stato chiarito dall'INPS che il bonus può essere erogato in busta paga dal datore di lavoro, se ovviamente sottoscrivono la dichiarazione, se sono in forza a luglio. E solo residualmente, qualora non prendano i 200 euro dal datore di lavoro, potranno fare domanda all'INPS che verificherà i requisiti e valuterà se dare o meno i 200 euro. Mentre i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro dovranno sostanzialmente consegnare la dichiarazione ad un solo datore di lavoro. Quindi, se hanno appunto più rapporti di lavoro, daranno la dichiarazione solo al datore di lavoro da cui vogliono percepire questi 200 euro. Qualora per errore
Per sbaglio, diano la dichiarazione a più di un datore di lavoro, sostanzialmente i datori di lavoro dovranno poi recuperare questi 200 euro in un secondo momento, ognuno per la propria quota. E per quanto riguarda il pagamento e il rimborso, come abbiamo detto, il pagamento verrà nella busta paga di luglio per molte aziende. Il lavoratore non dovrà presentare domanda all'INPS, ma appunto solo la dichiarazione al datore di lavoro. Verrà recuperato se dovesse essere erogato doppio e il datore di lavoro se lo porterà in compensazione con i contributi dovuti appunto per le competenze di luglio, per la retribuzione delle competenze di luglio e lo indicherà nel flusso UNIEMS. Quali sono invece le categorie di lavoratori per cui è prevista l'erogazione a fronte di una presentazione della domanda? Sono i lavoratori intermittenti e stagionali e dello spettacolo che non percepiscono direttamente 200 euro in busta paga dal datore di lavoro. Si ricorda che loro devono aver lavorato queste categorie almeno 50 giorni nel 2021 e avere un reddito nel 2021 inferiore a 35.000 euro imponibile IRPEF. I co.co.co. devono essere titolari di un contratto alla data del 18.5, essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non essere titolari di pensione e anche loro devono avere un reddito inferiore a 35.000 euro. Colf e badanti devono essere titolari di un rapporto di lavoro al 18.5 e in ultimo i lavoratori autonomi occasionali nel 2021 devono aver svolto almeno una prestazione lavorativa per la quale sono stati pagati i contributi alla gestione separata da parte del committente. In altre parole, devono aver superato i 5.000 euro, diciamo, del compenso, per cui poi scatta l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata. In questi casi, praticamente in tutti questi qua, casi ad eccezione dei lavoratori domestici, la domanda è possibile già farla adesso, perché il portale è stato aperto il 27 di giugno e sarà disponibile fino al 31 di ottobre, mentre per le colf e le badanti fino al 30 di settembre. Mentre per i disoccupati, pensionati e percettori del reddito di cittadinanza, abbiamo detto, avverrà direttamente da parte dell'INPS l'erogazione.